Nella scorsa stagione, l'ex agente federale Ben Hansen ha indagato sui casi più segreti e famigerati del progetto Blue Book, svelando quello che il governo ha sempre saputo. Gli UFO sono una realtà. Potremmo trovarci nel punto esatto in cui si è schiantato un UFO. Ora, dopo la divulgazione di documenti militari un tempo secretati, in tutto il mondo si fanno avanti testimoni con storie terrificanti di incontri ravvicinati. Nella mia stanza sono entrati tre grigi che mi hanno fatto levitare e attraversare la parete. Ho visto chiaramente un disco volante che ha messo in scena uno spettacolo di luci colorate e poi è ripartito. Quello che mi è successo è durato 10 secondi, ma ho perso parecchie ore di vita. Stavo impazzendo dalla paura. La corsa per scoprire chi sono questi extraterrestri e che cosa vogliono dal nostro pianeta è iniziata. Non avremmo nessuna chance contro di loro. Gli basterebbe premere un pulsante per eliminarci. È possibile che diverse specie aliene siano in lotta per il controllo della Terra? E se così fosse, potremmo essere sull'orlo di una guerra intergalattica? Melissa, sono felicissimo che tu abbia accettato di venire con me a indagare su alcuni di questi casi. Anch'io sono contenta. L'investigatore di UFO Ben Hansen ha reclutato la giornalista investigativa Melissa Tittle per rivelare i metodi e le motivazioni che spingono i visitatori alieni nei nostri cieli. Da quando il governo ha diffuso il video della capsula, del Go Fast e del gimbal, ha confermato l'esistenza degli UFO o degli UAP, giusto? Mm-hmm. Così hanno praticamente dichiarato che si tratta di un fenomeno reale. Non sono riusciti a identificare o a spiegare diversi eventi e non hanno neppure le prove che i video siano parzialmente o totalmente artefatti. E da quel momento sono stato contattato da centinaia di testimoni che riportavano non solo diversi avvistamenti di UFO, ma anche dei rapimenti. Beh, io ho visto tutti quei video e mi sono chiesta se ci fosse uno schema ripetuto in questi avvistamenti, in questi rapimenti, che potesse spiegare cosa sta succedendo. Concordo. Se riuscissimo a identificare delle zone interessate, magari potremmo anche delineare degli schemi da cui estrapolare dei dati precisi e renderci conto se effettivamente c'è una correlazione tra i tipi di oggetti e chi potrebbe manovrarli. A quel punto potremmo iniziare un percorso mirato. Certo. Quindi non sappiamo affatto perché stiano venendo qui, né cosa siano questi oggetti. Mm-hmm. Potrebbero essere delle missioni di ricognizione extraterrestri per aiutarci, per salvarci. Oppure siamo a rischio invasione. Gli avvistamenti UFO e le testimonianze di incontri alieni sono in aumento, facendo sorgere molte domande. Quali specie aliene stanno invadendo i nostri cieli? E perché sono qui? Io conosco numerose specie aliene, dal momento che ho trascorso quasi 50 anni a studiarle. Spaziano dai grigi, agli insettoidi, alle mantidi, ai rettiliani e così via. Queste specie aliene vogliono invadere il pianeta. Vogliono controllarne le risorse. Praticamente è questo tutto ciò che vogliono. C'è un'impennata evidente. Ci sono zone del paese in cui il numero di avvistamenti e rapimenti è sensibilmente più alto. Quindi mi chiedo se siano luoghi a cui gli alieni sono più interessati o se li abbiano solo presi di mira. Capire questo sarebbe già tanto. Sì, hai ragione. Io credo che il modo migliore per gestire la cosa sia dividerci i ruoli. Tu ti occupi degli aspetti pratici dei casi e io parlo con alcuni dei testimoni, così magari riusciamo a stabilire se c'è uno schema. Bene. Allora, uno dei video da cui vorrei iniziare è stato girato da una persona che ha ripreso un apparente fenomeno riguardante un plasma. Così sembrerebbe di primo acchito. Mm-hmm. Sembra un mutaforme. A quanto pare cambia ripetutamente forma. E la donna che lo ha ripreso mi ha contattato ed è disposta a farsi intervistare. Yasmin Joyner è una contattista aliena e ricercatrice. Ha ripreso decine di UFO nella zona periferica di Los Angeles. Io penso che
In un primo momento, sperimentare queste interazioni è incredibile. Ho fatto un ulteriore atto di fede andando a verificare io stessa, a rilevare prove video e fotografiche, a catturarle su pellicola e in video. Dopo il suo primo incontro, nel 2015, Yasmin ha fondato un gruppo dedicato al monitoraggio degli UFO. È stato con loro che ha avvistato un oggetto amorfo in un parco vicino all'aeroporto di Los Angeles. Grazie per la disponibilità. Grazie a voi di essere venuti. Sono molto curiosa di sapere di cosa volete parlarmi. Stiamo cercando di capire qualcosa di più sui cosiddetti UFO mutaforme e vorremmo sapere del tuo avvistamento. So che hai dei video. Puoi raccontarci cos'è successo? Certo, allora... Anzi, ve lo faccio vedere, ecco. Oh! Accidenti! Già, guarda! Ehi! Venite, venite qui! Ehi! Ma che cavolo è? Guardate, lì ce ne sono altri! Io tengo sempre la telecamera a portata di mano e mi è capitato di guardare sopra gli alberi e di vederlo, ma non aveva le ali! È pazzesco! Era amorfo ed è apparso all'improvviso in un punto in mezzo al cielo, per alcuni minuti, e non mi sembrava molto normale. Mentre il misterioso oggetto è sospeso in aria, cambia lentamente forma da cilindro a cerchio, per poi diventare di nuovo cilindro. Appena ha iniziato a muoversi, sono scesa dalla collina, poi in una frazione di secondo ha assunto la forma di una specie di clessidra e ha iniziato a girare velocissimo su se stesso. In pratica faceva un rumore tipo e poi si è richiuso. Mi sono detta che era una cosa pazzesca, visto che io Accidente. Non lo so fare. Alla fine se n'è andato sorvolando l'aeroporto di Los Angeles ed è sparito nel nulla. Proprio all'inizio, qui, nei primi 6 secondi di video, inizia a cambiare forma scintillando. Sì, è vero. E se guardi attentamente, si vede chiaramente che ha un alone intorno. Come ti sei sentita in quel momento? Da prima non ci credevo. Mi dicevo no. No, non è possibile. Però, invece di rifiutare di crederci, mi sono ricordata di avere la telecamera. L'ho accesa, ho messo a fuoco e l'ho ripreso prima che sparisse dietro agli alberi. Continuavo a chiedermi se fossi impazzita. Non sapevo cosa fosse, ma l'avevo ripreso. È davvero unico. Sai, in rete ci sono i video militari e si trovano anche altri tipi di video di cui stiamo cercando di verificare l'autenticità, ma questo è diverso dagli altri. Per capire meglio come si è trasformato l'oggetto, Melissa e Ben chiedono a Yasmin, artista grafica, di disegnare le diverse fasi del cambiamento. Aveva una specie di nebbiolina celeste all'esterno e al centro era bianco opaco. Ma se prendessimo una bolla vera e ci mettessimo dentro una sorta di fonte luminosa, credo che otterremo qualcosa di molto simile all'affare che ho visto in cielo. Ecco, non penso di riuscire a disegnare meglio di così quello che ho visto quel giorno.